Ciao a tutti, oggi prepareremo gli spinaci filanti. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono spinaci freschi, mozzarella, parmigiano, sale, scalogno, pepe, olio e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a mettere nel boccale il parmigiano. Lo andiamo a tritare per 7 secondi a velocità 10. Andiamo a mettere da parte il parmigiano. Senza lavare il boccale, andiamo a mettere la mozzarella. E la tritiamo per 3 secondi a velocità 6. Andiamo a metterla da parte. Andiamo a mettere il boccale senza lavarlo, andiamo ad aggiungere l'acqua, il sale, chiudiamo il coperchio senza il misurino, andiamo a posizionare sopra il varoma nel quale avremmo già messo una parte degli spinaci. Non entrandoci, l'altra parte l'andremo a inserire man mano che gli spinaci appassiranno all'interno del varoma. Quindi andiamo a posizionare il varoma sopra il coperchio e facciamo cucinare per 25 minuti temperatura varoma velocità 1. Adesso trasferiamo i nostri spinaci in un colapasta e li lasceremo scolare e raffreddare e poi successivamente li strizzeremo. Dopo aver svuotato il boccale dell'acqua, andiamo a mettere lo scalogno e l'olio. Andiamo a tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo un po' sul fondo. E andiamo a insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 3. Adesso andiamo ad aggiungere gli spinaci. Il sale, il pepe e facciamo cuocere per 5 minuti 100 gradi antiorario velocità 1. Finiamo un po' sul fondo.
Adesso andiamo ad aggiungere la mozzarella che avevamo già tagliato precedentemente. E il parmigiano. E andiamo a mantecare per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. I nostri spinaci sono pronti, andiamo a impiattare. Spinaci filanti. Grazie e alla prossima ricetta.